Emily e buona domenica. Sono le 9:22 a casa. Io ho quasi finito di pulire casa. Stamattina mi sono messa che erano le 8 a pulire, per cui stamattina avevo tutta carica, dovevo pulire. Infatti ho iniziato alle 8. Mettevo soltanto a aspirare il bagno e lavare i sanitari e poi devo lavare per terra. Perché a differenza di altri giorni che aspiro i camerati a letto, ci lavo e chiudo la porta, poi aspiro il bagno, ci lavo e chiudo, stamattina ho detto voglio aspirare, passare l'aspirapolvere in tutta casa e dopo lavarci. E così sto facendo. Adesso mi resta soltanto il bagno da pulire, i sanitari, da passare l'aspirapolvere. Però ho detto stop, un attimo un caffè e poi dopo continuo. Perché devo dire poi se devo fare una lavatrice, per cui ho detto ma mi metto un attimo il caffè e poi dopo continuo con le pulizie del bagno. Oggi non lo so dove andremo, se la giornata, incrociamo le dita, si mantiene così com'è, perché è una bellissima giornata, c'è il sole. Se si mantiene così com'è la giornata, andiamo da qualche parte, ancora non lo so dove, che lui mi ha detto, ha visto? È uscito il sole, dove vogliamo andare? Perché mi ha mandato il messaggio mio marito, ho detto non lo so, dopo pranzo decideremo dove andare. E sicuramente ragazze, bloccherò con il telefono perché è più comodo con il Motorola, anche se l'immagine non è wow, non è fantastica la qualità dell'immagine, però è più comodo, anche se vado in centro commerciale e vi voglio fare vedere qualcosa, è molto più comodo della fotocamera, subito fai, invece la fotocamera è, diciamo che la fotocamera dà più in occhio, si vede, dà più nell'occhio, mette con il telefonino è più discreta la cosa, mi avete capito? Sì, comunque io vi faccio il caffè e continuo con le mie pulizie. Eccoci family, allora sono le 12:15, io ho fatto i miei 40 minuti di allenamento, come avete visto su Instagram ho fatto 20 minuti di Secret e altri 20 minuti l'ho fatti da YouTube, il canale Benesse 360, e poi alcuni esercizi che fa vedere una ragazza che abita in Australia, e ho fatto i miei 40 minuti di esercizi. Ora ho messo a fare la lavatrice dei capi colorati, devo fare un'altra dei capi bianchi, anche se i capi bianchi non sono tanti, sono pochi, però la metto a fare, che sinceramente non abbiamo tantissimi capi bianchi, ne abbiamo pochissimo, per cui la metto a fare e mi tolgo il pensiero. Intanto ho già steso due lavatrici, una tovaglie e soffinacci, un'altra del asciugamani, per cui mo faccio questa, faccio quelle di bianche e con oggi sono 4 lavatrici che ho fatto. Benissimo, vabbè,
Detto questo, io adesso mi sono guardato un po' di video su YouTube che sinceramente è presto per preparare e oggi, come vi ho detto prima, non lo so dove andremo, non lo so proprio. Penso che andremo a qualche centro commerciale perché comunque il tempo è nì, sì che ogni tanto ci sta quella sfera di sole, ma tira un vento esagerato ed è anche un pochino nuvoloso, per cui non lo so dove andremo. Penso e sono sicura che andremo in qualche centro commerciale, ma penso più il lato di Ipoteca Legnano, per cambiare anche un pochino, poi non lo so, vi terrò aggiornate dopo. Io adesso mi continuo a fare il mio, diciamo, relax con YouTube e poi preparo la pappa. Eccoci, stiamo in macchina, cara family. Ciao family! E dove staremo intanto? Siamo diretti al centro commerciale Maxiwell a Ponte Cagnano. Perché centri commerciali, tale losse fatti, ormai ne abbiamo una pasta piena Pure faccio una passeggiata da noi. per uscire un pochino. Abbiamo deciso di andare al centro commerciale di Ponte Cagnano. E allora la portiamo con noi? Per Eh sì, la family si viene con noi. cui buona passeggiata a noi e buona passeggiata a voi. Yeah. Thank you.
Buongiorno family e buon inizio settimana. Ieri a casa non ho bloccato più nulla. Una volta che siamo usciti da centro commerciale siamo tornati subito a casa e non ho ripreso più niente. Ora sono le 9:43, io sono già in opera tale 7 di questa mattina. Infatti mi sono cotta i ceci, mi sono pulita il forno e poi ho messo a fare una lavatrice, ho fatto il letto, ho fatto un pochino di cosette. Intanto mio marito è sceso un attimo da un 10 minuti più o meno, perché ieri sera dopo cena ci siamo messi a chiacchierare e sono uscite due commissioni da fare e stamattina è andato un attimo lui a farle. Io adesso ne vorrei approfittarne e mi vorrei allenarmi un attimo adesso. Scusatemi, ogni tanto mi viene il singhiozzo. Mi vorrei fare i miei 40-50 minuti di allenamento, anche se per esempio mi riesco a fare solo 20 minuti di cicletta adesso e gli altri 20 minuti me li devo fare oggi pomeriggio, fa niente. Io non lo so quanto tempo ci metterà mio marito a fare queste commissioni, non lo so proprio quanto ci mette, però ho detto vacci da solo, che lui mi voleva portare, però ho detto vacci da solo così io ho il tempo di poterti cucinare tranquillamente perché non ho nulla di pronto. Sapevo, non lo so, per esempio un po' di pasta che mi è avanzata da ieri ci andavo tranquillamente con lui, però non no, perché ieri non è rimasta niente. Ho detto facci da solo, che in modo io ti cucino, che se no se vengo con te facciamo tardi, torniamo a casa già verso le 11:30, devo fare le cose di fretta. Ho detto no, è meglio che fai da solo e io mi sono a casa. Vabbè, detto ciò, io mi preparo e mi inizio a allenarmi. Eccoci family, cucina pulita, devo solo acciuccare quello che io lo chiamo salvacocce, che fa giù alla macchinetta, non lo so come si chiama, io lo chiamo il salvacocce. Poi voglio cambiare il telo che ho sul divano, aggiustare quelle coperte che tanto è una battaglia persa, aggiustare quelle coperte, perché io le aggiusto e loro le buttano sotto sopra, per cui il divano lo posso anche sistemare, raga, 100.000 volte al giorno, che quel divano alla fine sta sempre tutto disordinato, non lo so. Veramente non ho idea come devo fare per tenere quel divano bello e ordinato, non lo so. Sono le 12:55 in questo momento. Alla fine mio marito è tornato a casa alle 11:05, 11:10. Io avevo appena scolato la pasta, è venuto, ha mangiato, si è fatto tutte le cose sue con calma e poi messaggi su WhatsApp e poi è andato a lavoro mio marito, per cui io mi sono sistemata la cucina, mi vado a lavarmi sti capelli,
che me le volevo lavarmi già stamattina, però ho preferito allenarmi e vi dico una cosa, che quasi quasi sono innata dopo l'allenamento, per cui adesso faccio queste tue cosine, se sei mi divano, cambio il telo sul divano, mi lavo i capelli e poi mi corto il mio amato, amato relax, per cui a casa. Io penso che vi saluto qua perché non ho tante cose da fare oggi. No, a parte aspettare l'asciugatrice che termina, metto a lavare il telo del divano, non ho niente di che da fare. Per cui io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Video.